In questo episodio... Che roba! Cosa c'è là sopra? Bella naviga! Oh, cos'è lì? Non vede niente. Cos'è? Asinello, buongiorno! Asinellino, che bello! Ho preso anche la canna da pesca. Cosa c'è con la canna da pesca? Ripristino! Eccoci tornati su Minecraft. Ebbene sì, perché in questo secondo canale noi adesso andremo a fare la nuova versione 1.20 di Minecraft. Siccome io ho un po' di tempo che non ci gioco a Minecraft, non so cosa è uscito di nuovo. È per quello che io volevo portare questa serie nuova per scoprire le cose nuove, perché ci sono biomi nuovi, penso che ci siano dei mob nuovi. È molto interessante, io volevo andare a fare un mondo nostro, praticamente da zero, però dovete supportarmi, ovviamente. L'ho fatto nel secondo canale, così possiamo dedicarlo solo a quello. È vero che prima facevo video in romeno perché almeno così lo collegavo a quello italiano, però purtroppo mi prende troppo tempo a dover fare due video contemporaneamente, quindi troppo tempo. Invece da ora in poi lo dedicheremo a qualche gaming, perché ho anche un altro gioco da farvi vedere, però dovete seguirmi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, accendete la campanellina, perché così non vi perdete le puntate, gli episodi di Minecraft, un altro gioco e un altro gioco. Quindi usciranno presto. Io sono Ogo Pippo, però in questo canale sarò Dottor Opip, perché il Dottor Opip è quello con la mente un po' sclerata tempo fa, lo abbiamo visto in azione, è meglio lasciarlo un po' indietro. Quindi andiamo così, dobbiamo iniziare. Quindi iniziamo subito questo New Dot Opip 2023. Quindi così, difficoltà, mettiamo difficile, anche se me ne pentirò, però vabbè, comandi non li mettiamo. Allora, tipo mondo, strutture sì, baule bonus, possiamo, anche no, dai, non mettiamo il baule bonus. Altro, regole di gioco, esperimenti, pacchetti dati. Esperimenti che cos'è? Nuove funzionalità potrebbero essere aggiunte nella versione completa del gioco. Allora, potrebbero non funzionare, quindi potrei perdere cose, però questo lo mettiamo, dai, facciamo questo esperimento. Convalidiamo, creiamo un nuovo mondo, vediamo dove spawniamo. Molta paura. Eccoci qua. Allora, subito ci troviamo in una savana. Allora, troppi dati, savana, esatto. Siamo nella savana, allora andiamo subito. Iniziamo con le regole di base. Le regole di base sono spacca legno, prima di tutto. Ok. Nuovo ricettario. Sento dei villager. Sento già dei villager vicino. È ottimo sentire dei villager, perché almeno così possiamo già avere una piccola base. Allora, guardiamoci intorno. Ah, qua c'è subito l'oceano. L'oceano, un'imbarcazione lì, però io avevo sentito qualche cosa. Andiamo, guardiamo qua dietro, che magari lo troviamo. Mamma mia, guardate di che roba! Che cliffs immense. Come ho fatto a sentire dei villager qua intorno? Impossibile. Dove saranno? Qua cos'è? È un buco. Un buco. Oppure sono qua dietro. Andiamo a vedere un attimo qui dietro, poi iniziamo un po' a esplorare. Ecco le pecore, queste mi servono. Allora facciamo subito. Sì, sì, adesso vi prendo, non vi preoccupate. Vi prendo, vi aiuto alla crescita. Alla crescita del Dottor Oppi. Aiutatelo, per favore. Allora, creiamo subito un'accetta, così da averla qua. Ok. Perfetto, questo lo riprendiamo. Ecco. Grazie, grazie. Arrivederci. Subito. Allora, così possiamo avere le lane. Quindi con le lane possiamo fare un po' di cose. Però non so se possiamo mischiare la pecora marrone con quella bianca.
Sono troppo maialetti e adesso mi serve del cibo, quindi per il momento ho bisogno della vostra carne. No, non andare giù. Non andare giù. Grazie. Non andare giù. Allora, l'altro maialetto. Pork chop. Grazie. Allora, di là c'è un galeone, però nel frattempo facciamo così. Facciamoci subito un piccone. Così da prendere il carbone e la legna, perché quello ci serve, è fondamentale in questo momento fare tutte queste cose. Mi raccomando, supportate il canale perché almeno così possiamo continuare a esplorare questo mondo, provare a vedere i nuovi aggiornamenti di Minecraft con la 1.20. Sono molto curioso. Ah, qui c'è tanto carbone. Molto carbone, questo ci fa molto piacere. Ok, devo esserci abbastanza. Ho preso un bel po' di carbone, 17, 18. Ok, perfetto. Come primo inizio, qua c'è una bella cavernina. Sarebbe bello esplorarla, però facciamo così. Allora, prendiamo almeno un po' di stickchetti. Facciamoci un po' di torcette. Ok. Allora, R, aspetta che me ne sistemo come mi piace a me, ok? Così. Vediamo cosa c'è. Solo qui vicino, no, non mi addentro, non vi preoccupate, non mi addentro. Così, mettiamo una torcetta qui, ok. Qua potrebbe esserci per il momento una piccola base per poterci riparare durante la notte. Esatto. Facciamo così. Mettiamo una torcetta qua. Come si... così, ok, così riconosciamo che è qua. Poi andiamoci a fare subito un bel piccone in pietra, così riusciamo a recuperare un po' meglio i nostri oggetti. E finiamo questo piccone. Ok, mi faccio il... no, il piccone no, mi faccio l'accetta, perché l'accetta così non mi piace. Ottimo. Ah, beh, l'ho preso. Ma no, questo non mi serve più. Allora, anche qua. Oh, cosa c'è lì sotto? Io sono curioso. Mettiamo un po' di torcette che non mi vorrei. Ferro, ottimo. Ma cos'è che? Lava, ok. Faccio una caverna. Qui è facile. È facile perdersi subito, te lo dico. Prendiamo questo carbone. No, con la lana no. Ah, vai via. Via. Ah, prendiamo questo ferro. Allora, qua sta per diventare buio, quindi andiamoci adesso. Dovrei anche cuocere un po' di carne. Andiamoci subito lì. Ci parla! Buongiorno! Andiamo al galeone. Dov'è il galeone? Allora, fate distrarre poi io. Questi qua ci servono, eh. Ci servono questi qua. Allora, andiamo qua. Qua c'è questo, prendiamo. Cos'è questa roba? Aspettate, usciamo subito che c'ho poco respiro. Solito sono. Ah, ottimo. Un buco zanzara. Un buco. Allora, mappa del tesoro. Carta. Raduniamo tutta la carta che ci abbiamo. Sacca di chiostro. Ok. Questo lo prendiamo, la torcia la prendiamo, c'è uno zombie, l'ho visto. No, non era uno zombie. Allora, mettiamoci un attimo qua. Facciamo il punto della situazione. Mettiamo il banco da lavoro. Allora, io non c'ho più pietra, ma facilmente recuperabile, perché qua possiamo recuperare tutto. Ok, carbone, tanto carbone preso, poi ha finito. Mettiamocene un po' qua così. Facciamoci un altro di questo, un'altra fornace. La mettiamo sopra. E qui ci faremo il nostro ferro. Così iniziamo un po' a. Ok,
a ingranare, anche perché non è che possiamo. Questo lo bruciamo, che non ci serve. Ci può bruciare. Ferro. Ok. Perfetto. Così già si ragiona. Questi qua, indistruttibilità 3. Anche questo, ottimo. Per il momento, non avendo nulla, questo va benissimo. Nel frattempo qui ha finito, io direi aspettiamo la notte e poi usciamo in esplorazione. Allora, se abbiamo finito, aspetta qua, sto ancora cucinando, ma non mi interessa, mi prendo tutto, così ce ne possiamo andare. Ci scriviamo solo le... No, non ci scriviamo niente, perché non ci torneremo qua in questo postaccio. Dobbiamo trovare un posto dove poi fare la casa, quindi ancora è buio, però. Stiamo attenti che potrebbero esserci creeper e cose. Ok, prendiamoci la torcia. Un ragno è lì che ci aspetta, ma io non ci vado. Ciao, ciao, ciao. Aspettiamo solo l'alba e possiamo andare verso ovest. Anche se mi dispiace lasciare questo qui. Allora, sapete che facciamo? Segniamoci le coordinate di qua, così se dovessimo tornare qui sappiamo dove. Block meno 114, allora meno 14. Ottimo. Questo almeno così sappiamo arrivarci di nuovo. Che roba! Cosa c'è là sopra? Lo vedete anche voi quel coso rosso? Ma cos'è? Ci fosse il binocolo, mi serve il monocolo lì. Che devo buttare via le... La facciamo barchetta arancione. Qua ci dobbiamo fare male, romperci le gambe, aia! Che bello navigare, che bello navigare. Oh, cos'è lì? Qua ci interessa perché qua potremmo trovare qualche cosa. Assai. Mi faccio male. Ah, sono due. Sto annegando, alla fine devono essere loro gli annegati, alla fine sono io. Venite qua, ecco le casse. Finiamo tutto. No che ci muoio. Ho preso anche la canna da pesca. Cosa c'è con la canna da pesca? Ripristino! Canna da pesca ripristino, fantastico! Ah, sarà un galeone. Però qua è interessante, guardate che cliffs. Cliffs of Moher, le conoscete le cliffs of Moher? Trovano in Irlanda. Fantastico, se non avete sentito, andate a cercare. Andiamo a cercare la cassa. È lì. Come facciamo a respirare? Piccoli tubetti che... Oh, bello! Questo mi serviva. Prendiamo tutto e ce ne andiamo. Grazie, è stato un piacere. Saliamo, che tanto saranno più di qua. Ottimo. Altre cose, altri schemi, patate, carote. Ottimo. Ma nel dubbio... Ah, questi sono miei. Sono quelli che ho usato per respirare. Qua cosa c'è? Maledizione della scomparsa. Non lo voglio. Tiè. Butta via. Qua ce n'è un altro. Questo non l'avevo visto. Però qua si respira. Ottimo. Cos'è che non mi serve? Questo non mi serve. Non vede niente. Cos'è? Scusate, avete sentito anche voi? Cioè, questo mi ha fatto veramente rizzare le penne. Ragazzi, mi ha fatto letteralmente spaventare quel rumore, mamma mia. Scendiamo. Prendiamoci la nostra barchetta. Forse un villaggio, un qualcosa là sopra. No! Ma perché siete usciti
uscite? Dovevano uscire? Porca mia. Le api mi seguono, le api! Aiuto! No. No. Lasciatemi cantare. Ci muoio pieno. Ci... Mamma mia, sono avvelenato. Io volevo solo il fago qua per... Oh. Basta. Stavo lasciando le piene con le api. Volevo solo prendere il fago con l'oro. Andiamo a vedere cosa c'è là sopra. In caso se gli trovo quel fago lì, come si chiama, il favo. Glielo rimetto a posto perché adesso sono rimaste senza casa. Loro sono rimaste senza casa. Io sono senza casa, ma loro... Anche. Scappato via. Come se non ci fosse un domani. Io non l'ho più visto dopo che... Gli ho rotto quello. Le pecore l'ho viste. Quando ci potrei fare volendo... Lì... Ehi. Dancing in the moonlight. Ok. Letto. Io dormirei adesso. Così diventa giorno e non ci pensiamo più. Wow, fiorellini. Fiorellini rosa. Cavalli, asini. Sta andando a fuoco. Sta andando a fuoco tutto lì. Andiamo a salvare la natura. Asinello, buongiorno. Asinellino, che bello. Ma io le voglio, a casa le voglio questi. In una casa, bene, no, cioè non è che non abbiamo casa, però... Mi segno anche questo posto perché voglio venire a recuperare gli asinelli, quindi... Possiamo andare a esplorare. Dove siete? Sono già spariti. Io volevo gli asinelli, speriamo che non si siano bruciati. Ah, sono tutti là. Ok. Andiamo un po' di look. Andiamo lì... Andiamoci anche queste... Questa pelle qua. Che la pelle ci può servire anche. Ok. Pelle. Bello. Mamma mia, cosa c'è qua? Un cavernone con pieno di roba. Sì, vieni qua. Ottimo. È caduto giù. Guardate come va giù. Oddio. Ciao. Prendiamo carbone. Ho trovato, allora, a parte tutto questo carbone, ma voglio andare a prendere quello smeraldo. Molto bene, allora io ho scavato un po', ce n'è ancora di ferro, ho scavato tutto il carbone che avevamo, infatti ne ho messo un po' qui, ho messo un po' a cucinare roba, ho messo anche qui queste nelle fornaci, metteremo anche qui un po' a cucinare,
il nostro ferro, perché ne abbiamo trovato veramente, veramente tanto. Cioè, ottimo avere tutto questo ferro adesso, proprio iniziale, e ce n'è ancora. Io direi di posare un po' di roba qui, in modo che noi possiamo andare a esplorare. Ovviamente mi prenderò le coordinate, così riusciamo a ritornare sempre qui. Questo letto così non mi piace, però dobbiamo dormirci sopra. Riusciamo a dormirci sopra? Ci dormiamo sopra, così rimaniamo il bello al calduccio. Non siete d'accordo? Sì, sarete d'accordo. Allora, c'è anche... ho trovato anche tanti... vi faccio vedere, infatti, nella cassa. Allora, ho trovato un po' di smeraldi, uno in più, niente di che. Ho trovato qui ancora niente, però, visto che vi ho fatto vedere il ferro che avevamo, prendiamoci anche questo smeraldo. Facciamo così, per il momento fermiamoci, perché tanto abbiamo materiali che non finiscono più. Guardate anche qua, smeraldi qua sotto questa montagnone qua. Secondo me sono piene piene di queste risorse. Infatti guardiamo qua, là dovrebbero esserci gli asinelli. Potrebbero esserci gli asinelli lì, però veramente. Il che non è male, stare qua sopra, queste montagne, potremmo fare dei collegamenti, ma ci possiamo pensare. Allora io vi dico che con questo tramonto è tutto, ci vediamo nei prossimi episodi, che andremo a cercare i villager, così almeno creeremo delle connessioni, interconnessioni, possiamo scambiarci oggetti. Ovviamente dobbiamo mangiare. Quindi da Dottor Oppi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, sostenete e andiamo avanti, e io vi porterò altri contenuti, altri giochi. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video. Ciao!